ragazze. Vieni spesso qui? Se vengo spesso qui? Abbastanza, sì, sì, io ci passo, ecco, di tanto in tanto. Studiate qui? Sì. Sì. Ci sono. Ho fatto un corso con te. Eh sì? Quale corso? Storia. Può darsi. Sì, credo che fosse quello. Ora non è detto che... Magari non ti ricordi di me. Sai, mi piace qui. Solo perché studio qui non significa che sono un genio, però sono molto intelligente. Ehi, come andiamo? Ciao. Come stai? Bene. Volete, insomma... Quale corso hai detto che era? Storia. Già. Solo storia. Deve essere stato un corso generale, allora. Sì, esatto, generalissimo. Già. Dovresti iscriverti, è un buon corso, un corso molto interessante. Ti è piaciuto? Vedi, francamente l'ho trovato, sai, abbastanza elementare. Elementare? Sai, non ho dubbi che lo fosse. Già. Io me lo ricordo quel corso, era proprio tra la ricreazione e il pranzo. Clark, perché non te ne vai adesso? Stai calmo. Perché non te ne vai? Sto divertendo con il mio nuovo amico, tutto qua. Sta per nascere un problema. No, non c'è nessun problema. Speravo solo che tu potessi darmi qualche ragguaglio sull'evoluzione dell'economia di mercato nelle colonie del sud. La mia convinzione è che, prima della guerra d'indipendenza, il modello economico, soprattutto nelle colonie del sud, sarebbe più appropriato definirlo come ora agrario precapitalista. Certo che hai questa convinzione. Sei uno studente di primo anno, hai appena finito di leggere qualche storico marxista, Pete Garrison magari. Ne sarai convinto fino al mese prossimo, quando arriverai a James Lamon. Poi parlerai di quanto l'economia della Virginia e della Pennsylvania fosse imprenditoriale e capitalistica nel 1740. Ti durerà fino all'anno prossimo, ti ritroverai qui a rigurgitare Gordon Wood, parlando della SAI, dell'utopia pre-rivoluzionaria e degli effetti formativi sul capitale e della mobilitazione militare. A dire la verità non lo farò, perché Wood drasticamente sottovaluta l'impatto delle distinzioni... drasticamente sottovaluta l'impatto delle distinzioni sociali basate sulla ricchezza, soprattutto quella ereditata. L'hai preso da Vickers, lavoro nella contea di Essex, pagina 98, eh? Sì, l'ho letto anch'io. Volevi attribuirti tutta la cosa o hai un pensiero tutto tuo sulla faccenda? O il tuo trucco è questo: entri in un bar, hai letto qualche oscuro passaggio e poi fingi, lo fai passare come una tua... come una tua idea per colpire le ragazze e imbarazzare il mio amico. La cosa triste per uno come te è che tra 50 anni comincerai a pensare per conto tuo. Capirai finalmente che ci sono due certezze nella vita. Una, non fare queste cose. E due, hai sborsato $150,000 per un'istruzione che potevi avere per $1.50 in sovrattasse alla biblioteca pubblica. Sì, però io avrò una laurea. E tu servirai ai miei figli patatine in un fast food lungo la strada per andare a sciare. Ma guarda, sì, può darsi. Ma almeno io non sarò banale. Però se è questo che ti crea qualche problema, insomma, possiamo andare fuori e lo risolviamo. No, amico, nessun problema. Tutto liscio. Tutto liscio? Sì. Bene. Cazzo, sì che è tutto liscio. Che hai da dire ora su di me? Il mio amico ha il cervello che gli fuma.